siamo arrivati a disegnare i triangoli delle velocità bordo 1 e bordo 2. Bordo 1 e bordo 2. Fondamentalmente abbiamo detto che abbiamo individuato già tutte quante le grandezze che caratterizzano la sezione meridiana, abbiamo individuato i vari diametri, l'altezza della pala al bordo di uscita B con 2, l'abbiamo in realtà imposta noi, l'abbiamo messa in ufficio. Per caratterizzare la sezione meridiana ci manca soltanto l'altezza B con 1 della pala al bordo d'ingresso. La calcoliamo semplicemente facendo ricorso all'equazione della continuità. Al bordo 1, la portata che attraversa la girante, il punto primo, portata che attraversa la macchina più portata ricircolata ai giochi che abbiamo supposto pari al 5%, è pari, ci mettiamo al bordo 1, a y di con 1, per b con 1 per c1n. Componente meridiana della velocità al bordo 1. Abbiamo fatto l'ipotesi che alfa 1 è 90 gradi, quindi quella C1m è proprio pari a C1m. Difatti, quindi, l'altezza di pala di con 1 sarà Q punto primo fatto Y di con 1 proprio per C con 1. Sostituiamo i valori che abbiamo già tutti quanti determinati, troviamo 0,014 metri. Quindi al bordo 1 la pala sarà alta 14 mm, al bordo 2 sarà alta 12 mm, andrà leggermente a 12. Passiamo adesso, fatto questo semplice calcolo, così abbiamo finito di fatto la sezione meridiana, quello che ci resta da fare è determinare gli angoli geometrici beta. Quindi l'angolo di attacco della pala al bordo d'ingresso e l'angolo geometrico, l'angolo costruttivo della pala al bordo d'uscita. Difatti dobbiamo risolvere il bordo 1' e il bordo 2'. Secondo quella che è la notazione che abbiamo introdotto la settimana scorsa. Ora partiamo dal bordo di aspirazione. Bordo di aspirazione, io rettifico. Consideriamo due pale consecutive. Le pale le realizzeremo in lamiera di spessore costante. Scegliamo uno spessore S pari a 3 mm. Ora, abbiamo detto qui distinguiamo un bordo 1 immediatamente a monte e un bordo 1' immediatamente all'interno dei condotti rotonici. Ovviamente questi bordi, io l'ho sempre dato per scontato, fanno riferimento allo stesso raggio. Siamo un infinitesimo prima o un infinitesimo dopo. Però facciamo l'ipotesi forte che il flusso si sia già riassestato nel passaggio da bordo 1 a bordo 1'. Il triangolo delle velocità a bordo 1 l'abbiamo già determinato. Questa sia la ultima.
disegno in piccolo qui il triangolo delle velocità che abbiamo determinato la volta scorsa al bordo 1, quindi la velocità di trascinamento, la velocità assoluta che è normale alla velocità di trascinamento e la velocità doppia. Che succede nel passaggio quando il fluido entra all'interno dei condotti rotolici? Succede che passiamo da una sezione retta disponibile pari a t con 1 per l'altezza di pala b con 1 a una sezione retta disponibile pari a t con 1 meno sigma 1 per l'altezza di pala b con 1. Quindi in realtà ne abbiamo già discusso l'altra volta. La componente mediana delle velocità, che coincide proprio con la componente con la velocità c con 1, perché come al solito l'angolo alfa con 1 è 90 gradi, per t con 1, per l'altezza di pala b con 1, portata volumetrica al bordo 1, prima di entrare all'interno dei condotti rotorici, deve essere pari a la velocità c1' che il fluido avrà quando sarà entrato all'interno dei condotti rotorici, quindi avrà fatto i conti con l'ostruzione palare e si sarà quindi riassestato rispetto a quella che è l'ostruzione palare. Dovrà essere pari a c1' per t1 meno l'ostruzione rappresentata da ogni singola pala, sigma 1, per l'altezza di pala b con 1 che non cambia tra il bordo 1 e il bordo 1. Quindi immediatamente dentro ai condotti il fluido dovrà acquisire una velocità c1' pari a c con 1 per t1 su t1 meno sigma con 1, ossia c con 1 fra x con 1, dove abbiamo introdotto l'altro giorno il coefficiente di ostruzione palare x pari al passo palare meno l'ostruzione rappresentata da singola pala diviso ancora il passo palare numero minore di 1. Ora noi progettiamo ad incidenza 0, questo significa che dovremo tener conto nel definire il nostro angolo beta 1g, dovremo tener conto del fatto che il fluido accelera quando passiamo dal bordo 1 al bordo 1 primo, quindi in realtà il triangolo delle velocità si modifica. La U su cui lo vado a costruire è sempre lo stesso, ma la W1' avrà una direzione diversa rispetto alla W1'. Quindi in realtà noi andremo a imporre, per non avere incidenza, non significa che l'angolo beta 1 geometrico lo imporremo pari a questo angolo beta 1 primo, che è angolo delle velocità costruito all'interno del condotto rotorico, tenendo conto dell'accelerazione che il fluido subisce quando passiamo dall'aspirazione a immediatamente dentro. Ora, passo palare t con 1 sarà pi greco per t con 1 fratto il numero di pale z. Sigma con 1 sarà lo spessore s delle pale, questo è l'angolo beta 1 g, ne abbiamo già discusso l'altro giorno, s fratto seno dell'angolo costruttivo della pala.
possiamo anche riscrivere. Dipende dal diametro che conosciamo, ma dipende dal numero di pale che incontra. Lo stesso sigma con 1 dipende dallo spessore della pala che lo possiamo fissare, ma dipende dall'angolo beta-1 geometrico costruttivo che incontra. Ora, se facciamo riferimento, quindi vogliamo incidenza 0, beta-1g deve essere pari a quest'angolo beta-1', ossia proprio tangente di beta-1g dovrà essere pari alla tangente di beta 1', ossia C1' fratto U1', fratto angolo delle velocità, tangente di beta 1g pari ad 1 su t con 1 e t con 1 su t con 1 meno sigma con 1 e c con 1. La tangente dell'angolo beta 1g dipende da u con 1, dipende da c con 1, dipende dal coefficiente di ostruzione palare, che è funzione del numero di pale e dell'angolo costruttivo stesso della pala. Quindi possiamo condensare, anzi, ripariamoci un po'. Li scrivo qui, t con 1 pari a pi greco t con 1 su z, sigma con 1 pari ad s sul seno di beta 1 geometrico, coefficiente di ostruzione palare al bordo 1 pari t con 1 meno sigma 1 su t con 1. L'angolo di beta 1 geometrico per non avere incidenza dovrà essere pari a 1 su con 1 per c con 1, riscrivo questa volta in maniera sintetica, fatto xi con 1. Ripeto, quindi per calcolare quest'angolo cosa dovremmo fare? In realtà, siccome xi con 1 è una funzione di numero di pale z dell'angolo beta 1 geometrico, potremmo ad esempio fissare il numero di pale z e calcolarci il passo palare. Dopodiché, per calcolare il coefficiente di ostruzione palare potremmo ipotizzare un valore per l'angolo beta 1 geometrico, partendo magari dall'angolo cinematico che abbiamo calcolato, quindi per il triangolo delle velocità al bordo 1, quello che già conosciamo. Quindi calcolarci sigma con 1, calcolarci il coefficiente di ostruzione palare, metterlo qui dentro, calcolarci
il valore dell'angolo beta 1 geometrico che risulta da questa relazione e verificare che sia congruente con quello che avevamo ipotizzato, facendo di fatto un calcolo iterativo. No. Allora, però ci serve un numero di pale. Potremmo a questo punto imporlo in base all'esperienza, oppure ci ricordiamo che il numero di pale andrà a influire anche sul rendimento della macchina e che si potrebbe fare riferimento ad esempio all'espressione di Driver, che ci dà un range all'interno del quale cade il numero di pale ottimale. Questo numero di pale ottimali secondo Flagler dipende dalle caratteristiche costruttive della girante, da come è disegnata, dal diametro di con 1 e dal diametro di con 2 li conosciamo, dipende il seno della media tra l'angolo geometrico al bordo di espirazione e l'angolo geometrico al bordo di pressione, che purtroppo non conosciamo. Allora, prima di fare ipotesi su zeta, andiamo un attimo a vedere qual è la situazione al bordo in pressione. Cerchiamo di risolvere il bordo in pressione. Vediamo se questo ci porta. Bordo in pressione abbiamo una situazione simile. Ci siamo già costruiti il triangolo all'esterno del bordo in pressione utilizzando le relazioni di Euler. Sappiamo, distinguiamo sempre un bordo 2' immediatamente a monte e un bordo 2' immediatamente a valle, ipotizzando però che nel passaggio da 2' a 2' il flusso sia completamente riarrangiato e quindi abbiamo a che fare con un flusso monte. Quelle condizioni che nella teoria delle perdite abbiamo chiamato in realtà di miscelamento, che si realizzano un bel po' a valle della nostra schiera, però supponiamo che sia così. Io ho detto anche un'altra cosa per facilitare, più che altro per aiutare a visualizzare l'impostazione del progetto. Facciamo finta che all'interno del condotto rotorico il flusso sia effettivamente monodimensionale e congruente con quello che è la linea media del condotto. Per cui fino al bordo 2 supponiamo che esso segua, andando a costruire il triangolo delle velocità al bordo 2', supponiamo che segua effettivamente quella che è la linea media del condotto e quindi è l'angolo costruttivo della pala. Disegniamo il triangolo delle velocità a bordo 2', V2, C2', scusate, doppio V2', C2', composizione della C2 con la doppia curva. Ovviamente noi ancora non lo conosciamo, però lo sto disegnando per ragionarci sopra, perché sappiamo che quando il fluido passerà dal bordo 2' al bordo 2', questa volta abbiamo una situazione opposta, passiamo da una sezione ristretta a una sezione allargata di passaggio, perché l'altezza del canale è sempre B2, finché il fluido si muove all'interno del canale rotorico dobbiamo tener conto di quella che è l'ostruzione palare al bordo di uscita. Quando il fluido sarà uscito dal... scusatemi, lo disegno sotto, se no... Passo valare la distanza tra due valori consecutive. Questo è il passo palare al bordo 2, questa è l'ostruzione palare sigma 2,
che è sempre calcolabile come S fratto seno di beta 2G. Lo spessore della palla è costante, quindi questo sarà sempre S pari a 3 mm. Ovviamente il passo parare è T2, T greco, T2 fratto Z. Passando passando da 2' a 2, rischiamo la solita equazione della continuità, C2'm, componente meridiana della velocità C2, per T2 meno sigma 2 pari a C2'm per T2, quindi la C2M è C2'M per T2 meno sigma 2 fratto T2. C2'M per coefficiente di sostituzione palare calcolato a bordo 2. Quindi passando dal bordo 2' al bordo 2, la componente meridiana della velocità, quella che è responsabile del trasporto di massa, si riduce. Di una quantità per il momento incognita pari a delta C2'n. Sappiamo però anche che non cambia soltanto la componente meridiana, ma che per l'effetto dello scorrimento, effetti dovuti alla dimensione finita del condotto e agli strati limite che si realizzano sulle palle, c'è anche una deviazione tra quella che è la direzione geometrica del canale prevista dalla pala e quella che è la direzione affettiva con cui il flusso uscirà dal condotto rotorio. Quindi non cambia nel passaggio da 2' a 2, non cambia solo la componente meridiana questa volta, cambia anche la componente periferica. In particolare la C2U si riduce di una quantità delta C2U che determina lo scorrimento. Difatti, la C2' differisce dalla C2 la W2 differisce dalla W2. Noi, badate bene, nella scorsa lezione quello che abbiamo determinato è il triangolo al bordo 2, questo. E poi la U su cui si appoggiano è la stessa. Ora, tenendo conto di questi due effetti, la variazione della velocità meridiana e la variazione della velocità periferica, ci dobbiamo ricostruire il triangolo invece al bordo 2, perché noi imporremo, per l'ipotesi che abbiamo fatto, beta 2g pari proprio a beta 2'. Quindi noi in realtà ci interessa andare a determinare questo angolo. Che sarà per l'appunto l'angolo costruttivo della palla.
Ora, la differenza C2M e C2'M, appunto, discorso identico a quello di prima. C2 è funzione di Z e dell'angolo costruttivo beta di G. Per quanto riguarda la delta C2U, facciamo ricorso al diagramma di Buseman che abbiamo visto a lezione, dove ci dà proprio la variazione della componente periferica della velocità C2 rapportata alla velocità di trascinamento U2, è funzione anch'essa del numero di pale Z ed è funzione di beta 2 infinito, ossia dell'angolo costruttivo della pale. Quindi in realtà anche delta C2U è una funzione di Z e dell'angolo costruttivo al bordo di uscita del condotto rotato. In sostanza quindi ci ritroviamo in una situazione simile a quella, formalmente simile a quella che avevamo al bordo di espirazione. Un po' complicata dal fatto che non dobbiamo considerare solo la variazione della componente meridiana, ma anche quella cinematica, anche quella periferica. Come procediamo allora? Se non conosciamo beta 1 e beta 2g, non possiamo calcolare il numero di pale, quindi in realtà non possiamo andare avanti in nulla, neanche nel calcolare delta c2. Però queste sono proprio le grandezze che noi stiamo cercando. Procediamo con un metodo iterativo. Facciamo un'ipotesi. Facciamo un'ipotesi, ipotizziamo dei valori per gli angoli costruttivi delle pale beta 1g e beta 2g. Beta 1g sarà un po' più grande dell'angolo cinematico che ci siamo calcolati la lezione scorsa, lo stesso vale per l'angolo beta 2, sarà un po' più grande, beta 2g sarà un po' più grande dell'angolo cinematico beta 2 che abbiamo calcolato. Io quindi ho ipotizzato un angolo costruttivo della pala beta 1g pari a 18 gradi, beta 2g pari a 28 gradi. Se diamo dei valori a questi due angoli, possiamo calcolarci il numero di pale, perché per la relazione di Fliederer il numero di pale Z dipende appunto dai diametri e dagli angoli costruttivi. Gli diametri ce li abbiamo calcolati. Il valore degli angoli lo sto fissando io. Lo sto fissando. Questo è solo l'angolo geometrico di ingresso che deve rispettare, quindi la condizione che deve essere compreso tra 14 gradi e 18 gradi circa. Per la cavitazione, sì. Sì. Quindi solo quello di... In realtà quello che avevamo calcolato l'altra volta era l'angolo cinematico, non l'angolo, perché noi l'avevamo determinato in base all'analisi degli angoli delle velocità. Ok. Allora, dicevo, Fliederer, numero di pale Z, facciamo un po' di conti, andiamo a scrivere nella formula. Andiamo a sostituire il D2 e il D1, questi valori di tentativo per beta 1G e beta 2G. Z, secondo Flyder, deve essere compreso tra 7,5 e 9,7. Dalla relazione di Flyder abbiamo un range all'interno del quale può cadere il nostro numero di pale ottimale. Se andiamo a vedere, diciamo, siamo tra 8 e circa 10 come numero di pale che possiamo adoperare per questa.
fissiamo un valore z pari a 9 pale. Con quei diametri e con questi angoli, se sono veri, z uguale 9 è un buon valore da assegnare all'ombra di 9. A questo punto facciamo prima il bordo di aspirazione. Y con 1 y con 1 su 0 possiamo raccogliere 0,038 metri, sigma 1 s su seno beta 1 g 3 mm sul seno di 18 gradi 0,010 metri. Non è per niente piccolo, come potete vedere l'ostruzione rappresentata da ogni singola pala, perché quest'angolo in realtà è piccolo, l'angolo costruttivo sigma con 1, da cui discende di fatto un coefficiente di ostruzione palare pari a 0,748. C1' è pari a C con 1 fratto C con 1, ossia pari a 5,78 metri al secondo. Quindi U con 1 ovviamente ha lo stesso valore che ci avevamo calcolato l'altra volta, se ricordo bene, circa 14 metri al secondo. Però sull'altro foglio se vuoi dare un'occhiata per favore. 17. La tangente di beta 1' rapporto tra C1' e 1 con 1, abbiamo detto per avere incidenza 0 beta 1g dovrà essere pari a beta 1'. Quindi possiamo ricalcolarci l'angolo beta 1g e verificare la posizione che abbiamo fatto all'inizio. In questo caso viene 18,8 gradi, un po' più grande dell'angolo che avevamo stimato. Quindi per quanto riguarda il bordo di aspirazione, adesso dovremo ritornare qui, ricontrollare il numero di pale e continuare nel nostro. Ovviamente prima di fare ciò andiamo a fare una verifica anche sull'angolo BG, risolvendo il bordo in pressione. Secondo ragazzi, thank you.
Allora, bordo 2 primo. Possiamo ripetere calcoli simili per quanto riguarda la variazione della velocità meridiana. Quindi abbiamo detto C2'm è pari a C2'm per fratto, scusate, coefficiente di ostruzione polare di C2. Stante le posizioni che abbiamo fatto, T2 pari a T3 di 2 su Z risulta pari a 0,0656 metri, sigma 2 risulta pari S su seno di beta 2G. 0,0064 metri per un coefficiente di ostruzione polare x2 pari 0,903, l'angolo fa la differenza sull'ostruzione di polare in realtà. Quindi C2'n, la componente mediana della velocità al bordo 2' viene 3,22 metri al secondo. Per quanto riguarda, quindi abbiamo stimato questa delta C2'm calcolandoci direttamente l'altezza del triangolo delle velocità al bordo 2'. Per quanto riguarda la componente periferica, segno qui, la C2'U è pari Anna C2U più delta C2U. La C2U la conosciamo, delta C2U la stimiamo attraverso questo diagramma che stima la deviazione, il fattore di scorrimento, ci dà direttamente il rapporto delta C2U su con 2 in funzione del numero di pale Z, 9, e dell'angolo costruttivo siamo, io ho ipotizzato 28 gradi, siamo tra la curva 20 e la curva 30 gradi. In questo caso entriamo nel diagramma. Delta C2U su U con 2 dal diagramma di Busman per le posizioni che abbiamo fatto, Z uguale 9, beta 2G 28 gradi, risulta all'incirca pari a 0,16. Ossia, delta C2U risulta essere pari a 4,65 metri al secondo, andando a moltiplicare 0,16 per la velocità di trascinamento 1 con 2. Prendere la componente periferica che ci siamo calcolati nella scorsa lezione, triangolo delle velocità al bordo 2, ci aggiungiamo questa variazione di componente periferica dovuta alla deviazione che il fluido subisce uscendo dal conduttore corrido. La C2'U vale
25 metri al secondo. Disegno un attimo qui in pulito il triangolo delle velocità che stiamo costruendo a bordo 2', quindi 1,2, C2', W2'. Questo è l'angolo beta 2' che per noi è anche l'angolo costruttivo della pala beta 2G, perché a bordo 2' siamo assolutamente congruenza flusso pala. Quindi triangolo delle velocità fratto la componente W2', ossia la tangente di beta 2G è C2'm fratto U2 meno la componente periferica della C2'. Ci siamo appena calcolati, segno di qua se non laggiù avete difficoltà a vedere. A questo punto vediamo che valore ha questo angolo beta 2G secondo i calcoli che abbiamo svolto. In questo caso risulta beta 2G pari a 38,4 gradi, quindi abbastanza lontano, abbastanza più grande del valore che avevamo utilizzato. Che facciamo a questo punto? Iteriamo. Ripartiamo, beta 1G 18,8, non più 28, beta 2G non più 28 ma 38,4 gradi. Ci ricalcoliamo il valore ottimale di pale secondo Flyder, aumentano da 10 a 12 quando rimettete nuovi valori all'interno della relazione di Flyder. Io ho scelto z uguale 11. Rifacciamo tutti quanti i calcoli. In realtà, se l'abbiamo messo ad esempio in un foglio Excel, la procedura diventa di fatto istantanea, immediata. L'unica cosa da fare, appunto, fare una scelta del numero di pale z e poi rientrare su questo diagramma e scegliere e andare a verificare un nuovo valore del fattore di scorrimento secondo le relazioni di uso. Massimo 3 giri è stato in convergenza, in particolare
va in convergenza per z uguale 11. Delta C2U su con 2 continua a valere 0,16 perché ci spostiamo su, in realtà man mano che proseguite i conti vi sposterete verso destra sull'asse, su nel diagramma di Boltzmann, bene o male vi resterete sempre nell'intorno di questo valore in realtà. Va in convergenza per z uguale 11, beta 1g pari a 19,6 gradi, beta 2g pari a 38,2 gradi, come vedete già con il primo giro ci eravamo avvicinati molto alla soluzione. Infatti basta aumentare il numero di pali e poi ritrovare esattamente i propri valori di convergenza. T2 mi viene 0,054, sigma 2 0,0048, qui corrisponde un coefficiente di ostruzione x con 2 0,91, t con 1 0,0315, sigma con 1 0,009, xi con 1 0,714. Difatti quindi siamo passati dal bordo 2 al bordo 2 primo. Io vi ho riportato i valori finali del calcolo per quanto riguarda i valori geometrici, potete calcolare da voi quello che è il triangolo delle velocità al bordo 1' e al bordo 2'. In realtà con questi dati potete farlo tranquillamente.